Sì, grazie Presidente. Oggi è una giornata forse per molti poco importante, nel senso che non sento anche degli interventi di qualche membro delle opposizioni, non si è capito l'importanza della giornata di oggi e del lavoro che è stato fatto in questi anni per arrivare all'approvazione del regolamento del verde e del paesaggio urbano. Un regolamento sofferto, sappiamo negli anni addietro, un regolamento che nasce 10 anni fa con il supporto delle associazioni, con la richiesta ovviamente delle associazioni di dar vita a un regolamento del verde, e questo regolamento è stato un atto travagliato, un atto che questi cittadini, queste associazioni che hanno lottato per presentare all'istituzione, all'amministrazione capitolina questo strumento, è stato sempre in qualche modo osteggiato, forse per volontà ovviamente delle passate amministrazioni o anche per poca importanza che appunto gli è stato affidato. E queste associazioni non hanno perso la speranza, infatti appena ci siamo insediati 5 anni fa oramai, perché sono passati 5 anni, perciò questo mandato elettorale insomma oramai è in procinto, ecco, per andare in scadenza, 5 anni fa presentarono questa urgenza, questa impellenza di proseguire il lavoro di questa bozza, di questa stesura del regolamento del verde. Come Commissione Ambiente ci siamo messi in moto immediatamente per ascoltarli, per cercare all'interno appunto della Commissione di riniziare un rapporto di collaborazione, di ascolto, di riavvio ovviamente dei lavori di questo strumento. Come sappiamo bene, Roma Capitale è la città più verde d'Europa, a 330.000 alberi, a 44 milioni di metri quadrati di verde, perciò stiamo parlando di uno strumento indispensabile, imprescindibile, perché non, ovviamente una città come Roma Capitale, gestire il verde urbano in questa quantità, ovviamente con alberature di pregio, alberature monumentali, era impossibile ed è impossibile farlo senza questo strumento che è appunto oggi il regolamento del verde, che verrà approvato sicuramente, io mi auguro ovviamente nella prossima seduta. Si è iniziato questo lavoro di collaborazione assiduo insieme anche alle opposizioni. Io di questo veramente, al di là delle polemiche politiche, al di là dei possibili ostruzionismi, ma devo dire che in questo regolamento, in questo passaggio, le opposizioni hanno capito che è un regolamento di tutti, è un regolamento della comunità che va a sostegno del nostro ecosistema, della nostra città, del nostro ambiente. È un lavoro che deve essere di tutti, deve essere del cittadino, deve essere dell'associazione, deve essere dell'amministratore pubblico, un regolamento che serve per tutelare il nostro patrimonio arboreo. Perciò ci siamo messi a lavorare pancia a terra con queste associazioni, organizzando molti incontri. Mi ricordo i primi incontri all'Arancera, incontri assidui dove io ne ho preso parte, insomma, quasi praticamente a tutti gli incontri, utilizzando, e questo l'ho fatto ovviamente con grande amore per la nostra città, ore e ore e ore della giornata. Siamo arrivati oggi con un documento finito. Io su questo ovviamente, come ha iniziato il discorso l'assessore Fiorini, che ringrazio anche oggi, ringrazio per il grandissimo lavoro speso dalla mattina alla sera su questo regolamento, ringrazio in primis ovviamente la sindaca Raggi, che ha voluto fortemente proseguire sul cammino per arrivare poi all'approvazione definitiva di questo regolamento. Ringrazio ancora una volta ovviamente l'assessore Fiorini, ringrazio tutte quante le associazioni e la Commissione Ambiente insieme al consigliere Di Palma, che comunque ha dato una spinta ovviamente con queste diciamo autorità cittadine. Un regolamento che detta finalmente le norme per la tutela del verde. Noi quando siamo arrivati ovviamente ci siamo insediati, abbiamo trovato un Dipartimento Ambiente depauperato, povero, privo di ogni spinta emotiva e anche di voglia di proseguire. C'era uno stallo amministrativo incredibile. Ci siamo trovati con soltanto
due gare di appalto dei fondi giubilari, mi ricordo i famosi 9 milioni, il famoso appaltone di questi 9 milioni che sembravano dei fondi incredibili per la gestione del verde urbano, ma che poi alla fine, ascoltando gli uffici, ci dissero che questa città aveva bisogno, per garantire al meglio la tutela del verde, all'incirca di 100 milioni all'anno di fondi. È ovvio che, insomma, con 9 milioni non potevamo noi garantire un servizio efficiente, importante, efficace per la città di Roma. Abbiamo agito appunto in economia, ma come sapete bene questa amministrazione ha trovato da 1500 giardinieri che una volta erano presenti in questo comune come una squadra di giardinieri, forse la più famosa in Europa, dove ricordiamo c'era la scuola e c'è la scuola giardinieri tra la più rinomata in Europa, ci siamo trovati con 200 giardinieri con un'età molto avanzata. Perciò capite bene che lavorare in economia con un'assenza di mezzi, un'assenza di strumentazione primaria come potevano essere dei cespugliatori o comunque motoseghe e quant'altro, senza indumenti anche da parte del servizio giardini, veramente era umiliante e svilente per la città di Roma e anche per noi come amministratori pubblici. E in questo ovviamente abbiamo avuto una forza, un impeto, un ruggito insieme alla sindaca, poi insieme ovviamente all'assessore Fiorini, che ha deciso di investire tantissimo sul verde urbano, investendo 100 milioni sugli accordi quadro, come sapete bene, 48 milioni sul verde orizzontale e il restante sul verde verticale, dei fondi che danno un respiro ampissimo a questa capitale, dei fondi che permetteranno una programmazione accurata, permetteranno una manutenzione ordinaria e perciò non più straordinaria per i 3 anni a venire. E 3 anni, colleghi, sono tanti, vuol dire che lasciamo un'eredità importante, un avvio importante a questa città che ha lavorato sempre in emergenza. Lo sapete bene, ha lavorato sempre tramite affidamenti diretti, ha lavorato sempre tramite interventi spot, causando purtroppo anche la morte di molte alberature con capitozzature estreme e molti alberi che oggi cadono anche per la noncuranza che appunto c'è stata negli anni addietro, come il taglio delle radici, come ovviamente le azioni non eseguite in ambito fitosanitario, come delle potature sbagliate. Oggi quando cade un albero ovviamente purtroppo si dà la colpa invece all'amministrazione. Consigliere Corsetti, non interrompiamo per cortesia. Consigliere Corsetti, la prego. Abbiamo per favore investito sul miglioraggio delle alberature pari a 2 milioni e mezzo, ovviamente che abbiamo svincolato dei fondi giubilari, un monitoraggio importante che comunque ha un monitoraggio importante su 80.000 alberature che ovviamente ha permesso un censimento tramite le analisi del VTA, che sono quelle analisi ovviamente che vanno a verificare la staticità della pianta, dell'albero, creando un censimento di quelle, ovviamente, di quelle piante pericolose. Perciò è un lavoro che è iniziato da zero, perché da zero purtroppo siamo partiti, perché zero abbiamo trovato all'interno del Dipartimento Ambiente, ma questo, colleghi, non è una critica, ma è la verità, perché basti tornare indietro nel tempo e vedere 5 anni fa l'assenza di bandi, che ovviamente ne era sprovvisto il Dipartimento Ambiente. Perciò questa amministrazione, con gli investimenti degli accordi quadro, con l'acquisto dei nuovi mezzi e delle nuove attrezzature come trincia erba, come i nuovi van e come anche il nuovo piano assunzionale, che ha coinvolto l'assunzione di 100 giardinieri, che sembra una goccia nell'oceano, ma ciò non è stato, perché ha dato un'iniezione ovviamente di linfa all'amministrazione, al Dipartimento Ambiente. E questo veramente ha permesso di riprendere un lavoro per la cura del verde urbano.
Questi investimenti ovviamente si intrecciano con gli investimenti delle ville storiche purtroppo abbandonate per tanti anni, per 20 anni, dopo le attività giubilari del 2000 non furono più fatti interventi ovviamente all'interno delle ville storiche. Come potete ben vedere, se oggi andate a Villa Panfili, oggi ci sono stato per vedere i lavori che stiamo portando avanti con l'appalto di 2,5 milioni, dei lavori importanti sia su Villa Panfili, sia su Villa Borghese, sia su Villa... Consigliere Corsetti, sia su Villa Ada, dove questa amministrazione ha investito 435 mila euro e ha programmato una riforestazione importante ovviamente dell'area di Villa Ada, e non smetterà perché ci sarà da lavorare anche sugli immobili, ma questa amministrazione ha pensato a tutto e ovviamente lavorerà anche per questo. Inizieranno a breve anche gli interventi sempre a Villa Panfili, l'intervento sul progetto partecipativo di 400 mila euro, per ultimare i viali, per rimettere a nuovo anche le aricani all'interno a questa villa, che è la villa più importante credo forse di Europa dal punto di vista storico, dal punto di vista botanico, e anche la sovrintendenza su questo sta facendo un grande lavoro sulle fontane monumentali. Stiamo facendo un piano di riforestazione importante, il regolamento del verde su questo detta delle norme chiare, specifiche. Abbiamo messo a dimora 117 alberi a Tormarancia, nel municipio ottavo se ne metteranno adesso molte di più. Siamo riusciti a portare avanti il progetto di Piazza San Silvestro dopo le tante firme, le migliaia di firme. Dopo 12 anni questa amministrazione, con determinazione, con risolutezza, è riuscita a piantare, seppur pochi, parliamo di 4 alberi, ma purtroppo a causa dei sottoservizi solo quello era possibile fare. Grazie all'impegno delle associazioni e dell'assessore Fiorini, ovviamente anche della sindaca Raggi, che ha creduto fortemente in quel progetto, siamo riusciti a mettere 4 alberi a Piazza San Silvestro, una piazza priva di alberature e come sapete nel periodo estivo era una fornace. Consigliere, la invito a concludere se può. Grazie. Presidente, un minuto e termino. Avete visto il progetto su Piazza Vittorio, una riqualificazione totale che ha riportato quella che era una piazza purtroppo abbandonata a se stessa, l'ha riportata come una piazza a livelli europei, dove oggi ovviamente è acclamata ed è amata da tutti i cittadini romani e non solo. Per ultimare, Presidente, non ci fermiamo qui, io mi auguro insieme ai colleghi, perché dopo il regolamento del verde il passaggio successivo è il piano del verde, il nostro regolatore, il piano regolatore del verde urbano, perciò il piano del verde sarà fondamentale per ridisegnare il verde urbano in questa città. La consulta del verde sarà uno strumento imprescindibile per dar voce ai cittadini e ovviamente su questo ci tengo nuovamente per l'ennesima volta a ringraziare l'assessore Fiorini, perché sul catasto del verde è stato fatto un grandissimo lavoro. Io ringrazio nuovamente la sindaca, l'assessore, ringrazio nuovamente oggi i colleghi qui presenti, la Commissione Ambiente e soprattutto ovviamente i cittadini, le associazioni che hanno dato un'importanza fondamentale alla realizzazione di questo lavoro e che sarà lo strumento di tutti, e ovviamente il Movimento 5 Stelle abbraccerà, io mi auguro, insieme a tutti i partiti. Grazie.